Snack World, ben ritrovati su questa serie. Sembra quasi che ci sia una piaga riguardo il fatto che io non riesca a giocare Snack World con continuità. Però, la prima missione di oggi prevede di calmare la disputa territoriale dei rospi. Non ho idea, ma dobbiamo interrompere la zuffa tra rane. Cominciamo! Sembra proprio che questa sia la prima vera missione da affrontare per questo nuovo capitolo. Siamo al capitolo 7. Credo, insomma, inizia a essere piuttosto particolare. Il gioco oramai sta arrivando praticamente al clou. Io non ho le armi adatte a combattere Scatostrello, che bel nome. Però ho messo una specie di curatore in squadra, si può chiamare, definire tale. Punto di interesse sembra essere proprio questo. Eccoli infatti, va, che bellini. Ragazzi, questi qui però sono un po' paracchiulini, quindi bisogna stare attenti a quello che si fa. Anche perché non penso rilascino veleno, o se lo lasciano non mi ricordo. Ma no, non lasciano veleno, ma fanno attacchi piuttosto ad ampio raggio. Devo cambiare la giara. No, le frecce, vai, va. Perfetto. Eh no, questi mi vogliono punzecchiare, ma io non glielo permetto. Ah, bene, con l'arco sì, si fa con l'arco, si fa. Si fa, però io vorrei beccare questo, che mi sta dando un po' di fastidi, eh. Non è per dire. Ottimo. E abbiamo fatto, quindi, penso che la prima ondata, sì, è andata. Mentre, però, dobbiamo sventare anche le altre, no? Va bene, va bene. Lancia. Lo punzecchio con la lancia, via. Inguardiano, non è... Ah, perché è un iguanodonte. Non inguard... Igua. Mamma mia, che nomi. Attenzione, questo qui ci dà potere. Perfetto. E di qua c'è qualcosa. Ah, ma è Macedonia? Sì. Ma guardalo questo. Guardalo. Ma davvero? Ma non lo so. Ah no, è Vallo Rosso. O Rosso. Come va in questi giorni, Link? Prendi, spero che possa tornarti utile. Ah, del denaro. Va bene. Sì, potrebbe effettivamente. Però, ok. Morto, no, niente. Porco spina. Beh, certo. Non poteva essere spina, no? Se no era diverso. Ma qualcosa che gli fa più male a sto coso? Aiuto. Allora, non mi ha preso mai col suo attacco, però mi ha fatto male. Oh, Trirana, perché ha due spade? Ah no, perché lui è una rana, più ce n'ha altre due teste sopra di lui. Impalatura divina! Che non ha fatto mai danno. E non posso cambiare arma, perché... Boh. Allora, non mi ha fatto un gran danno, eh. Ecco, ora che si è rotta la giara, per favore fammela cambiare, no? Ah, forse perché devo aspettare un attimino dopo che ho fatto l'attacco potente. È probabile che sia così, eh. Non lo nego. Ah, ok, ho ricevuto danno come? Ho ricevuto danno, tu mi devi spiegare come gioco. E ce l'ha con me. Se ce l'ha con me, comunque sia, gli altri possono benissimo dargli del filo da torcere. Sanghete e paratanghete e crepa. Oh. Ma non è tutto, vero? O sì? Cos'è? Bomberana. Rana, rana. Speriamo che gli faccia male. Ah sì, però lascia fare il suo bel dannino. Bravo. Fai così. E zanghete. Brava, scoppia. Bravissima, che la fatina è rimasta lì. O qualsiasi, qualunque sia il suo nome. Qualsiasi nome abbia. Allora, dobbiamo tornare qui. Gattaccio. Brutto gattaccio, via. Oh, bene, quelle danno un bel po' di punti esperienza. Sembra che sia qui il nemico, ma... Ah, ecco, gemma salterina. È un'imboscata. Bisogna cambiare arma, annaggia. Tac, 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 tac. Perfetto, guardalo, come si destreggia attraverso i nemici. Sono scemo. Mi destreggio, ma poi prendo danno inutilmente. La visuale purtroppo è un po'... Vedi, se io ora continuo a girare ma non va...
Ma siamo scemi? Ovviamente ho rotto la giara. Che non poteva essere, se no, vero? Ok, un po' di danno me lo stanno facendo perché hanno gli attacchi... vabbè, a distanza. Maledizione. Beh, allora. Senti, è rotto. Vediamo un po' se riesco a concludere qualcosa con questa. No, andati. Ah, mi hanno... Ah, c'era... Madonna, ragazzi. Gemma rotta. Giara rotta, voglio dire. Iniziano a essere un po' troppi, per i miei gusti. Però purtroppo la missione ci dice di andare qui. Vai, fendente rotante e facciamo un po' di danni a tutti, vai. Oh. Eccoli qua. Scoppiati anche loro. Ancora. Stavolta sarà finita davvero, lo spero. Che sinceramente iniziano ad essere un po' troppi. Già era rotta ancora, ma non me ne fo. Frega. Ma che vuole la medusa budino, mo? Cosa vuole? Chi l'ha chiamata? Perché è qui? Che cosa vuole anche quella? Ci manca solo questa. Senti, questo qui già mi ha scocciato, che inizia a dire è l'ultima. È sempre l'ultima, ma non finisce mai. Sì, però, spostati. Senti, mi potenzi un pochettino. Potenziamento, non mi veniva la frase. Vai! L'arco dovrebbe fare più male, ma sembra che siano protetti da qualche specie di sortilegio. Dai. Oh, sembra davvero che sia finita. Oh, meno male. Dai, recuperiamo un po' di salute, che non guasta mai. Oh! E allora, ce l'abbiamo fatta, ce la fecero i nostri eroi. C'è un'altra ondata? Se c'è non lo voglio sapere. Ciao. Va bene che era livello 38, ma... Allora mettimi due nemici più forti, piuttosto che 5 ondate di quei cosi che saltano e che fanno solamente... schifo. Cioè, fanno schifo nel senso non che sono deboli, ma nel senso che... fanno schifo, in generale. Ho ricevuto diverse stelle grandi per salire di livello. Ah, questo è un nuovo tormento, ok. Che cosa fa? Forza Giara 100, semi durevole, buono. Non è male. Un lavoro eccellente, Link. Grazie a te la disputa di oggi è stata sedata. Devo ammetterlo, non credevo che le gemme salterine fossero così difficili da battere. Direi che l'unione fa decisamente la forza, eh? Ad ogni modo, ora è finita. Puoi concederti un po' di meritato riposo. Grazie, Ma sono tornate? Sorpresa! La confraternita delle gemme salterine è tornata ed è pronta ad entrare di nuovo in azione! Ti stavamo aspettando, Link, ma scommetto che tu non ti aspettavi che risaltassimo fuori, No, effettivamente non me l'aspettavo e neanche lo volevo. Non ci rassegniamo facilmente, me ne sono accorto. E questa volta saranno cavoli amari per te! Stiamo scherzando! Ma ti pozzi in ammazza. Ho capito che stai scherzando, basta. No, ci piace il tuo stile, vogliamo unirci alla tua confraternita. Ok? Certo, eccetto tutti. Specialmente se sono scemi. Incredibile! Ora sai cosa fare. Immortalami! Ti impalo! E ti immortalo! Ti imbalsamo! Dopo che ti ho impalato, così sei immortale! Certo, un po' ruvido al tatto, però fa la sua porca figura sul sopraccaminetto. Terrorana. Sì, anche di meno, Che tu ci creda o no, siamo lottatori formidabili anche da soli. Me ne sono quasi accorto. Ci sono dei nuovi anuri in città, si fanno chiamare i rospi gelati. Ok, godiamoci la pace. Prepariamoci per la seconda guerra paludosa. Ah, questa era la prima. Certo. Tutto questo solo per farmi immortalare una gemma salterina. E se io l'avessi già? Che faceva?
Non me la immortalava? Dobbiamo procedere quindi a Liqueropoli per andare avanti. Quella delle gemme salterine era giusto un plus. Ah, Macedonia, ma... Soldato, che cosa ci fai qui? Ah, dunque, lei ora mi dà la missione. Lei o lui, qualsiasi cosa sia, mi dà la missione. Una missione che però... cioè, sì, signora, ma posso farla quando voglio. Non è che devo farla per forza adesso. Giusto per farla quando ho voglia. Entriamo qui, che qui c'è la vera missione da affrontare. Non è con Valorosso che devo parlare, ma con questa tizia. Mortadellia è questo negozio. O... hotel? No, è un hotel. Desidera esplorare altri piani del negozio, quindi... sì, andiamo al secondo piano. E sale. Sale, sale e non fa male. Ma devo arrivare al terzo. Ah, ma quindi qui possiamo comprare cose. Britannia Enchant. Ma quindi abbiamo potenziamenti. Oh, costa un pochettino, ma ha tanta difesa. Non ho abbastanza grana. E le armi? Artiglio di gatto, 92. Occhi di gatto. Un altro colpo è stato fatto. Bello questo. 187. E se ti vendo qualcosa? Posso comprare il vestito che mi piace tanto. Ah, da... Equipaggia, perfetto. Guarda come mi potenzia di tanto. Di tanto. E salgo a livello 38 usando delle stelle che mi potenziano. Penso di dover andare al terzo piano. Dato che mi dice qui la missione, vai qui. Eccolo. Ah, ma qui abbiamo altre cose. E no! Hanno delle armi interessanti, però i vestiti era meglio quello che ho preso sotto. Che succede? Beh, quello sembra il nostro macio investigatore, non credi? Ehi! Scusami, posso scambiare due parole con te? Che vuoi? Sei l'investigatore che sta indagando sul sultano Aceto? Oh, vuoi sapere chi sono? Lascia che te lo dimostri. Anche la strada... Saido Cesto! Saido Cesto! Nandeokono. Sono Mr. Molluscolo, FBI. Frutta basta in abbondanza. Tutto attaccato in abbondanza. Vuol dire fighissimo e bravissimo investigatore. Ah, ok, ho sbagliato. Sono super pompato oggi. Pompato? Si è messo il tubicino della pompa e ha premuto fino a che i muscoli... Ah, l'FBI non è più come un tempo. Pompato significa grosso. Come dopo essersi allenati molto in palestra o... Non va bene. Ma perché perdo tempo a spiegarlo? Beh, sta... Se sta pompato vuol dire che ha appena finito la palestra. Anche noi cerchiamo informazioni su Aceto. Ti spiacerebbe dirci che cosa ha scoperto finora? Volete informazioni su Aceto? Come... Scusate, devo rispondere. Sono Molluscolo. Un incidente? Cosa? All'hotel Abanero. Capito, sto arrivando! Ma se ne va! Se n'è andato? Ma certo. Ride, no, qua piangi. L'hotel Abanero è dove stiamo noi. In che guai è riuscito a ficcarsi stavolta, Chap? Forza, seguiamo quell'investigatore. Ah, per fortuna mi va in automatico, se no era un po' uno sbattimento. Siamo arrivati anche noi. Link, Val! Che cosa avete fatto? Perché hai per scontato che abbia a che fare con noi? Perché siete stati voi a segnalare il reato, lo dice anche lui. Ah, ok, no, allora niente. Quando siamo tornati nella nostra stanza abbiamo trovato questo. Un letto. Ah! Santi pettorali! Non siamo stati via molto, ma... Gobson... Chi farebbe una cosa simile? Beh, è ridotto piuttosto male. Pare che la vittima sia stata pestata qualche ora fa. Come il pesto. È la vostra stanza, perciò sarete stati voi! Cosa? Non siamo stati noi! Hanno chiamato per il reato! Possono essere stati loro? Investigatore... Hai detto che deve essere successo qualche ora fa, vero? È anche medico legale, a quanto pare. Allora non possiamo essere stati noi. Non eravamo qui, eravamo in missione. Ah, sì, ha ragione. Lui non lo sapeva. Chap, fai vedere all'investigatore il tuo Pixipod, così capirà che eravamo davvero in missione. Si è rotto il Pixipod. Vuoi scommette? O non se lo ritrova, che è più facile. Infatti se l'è perso. Bravo. Tu sì che sei un vero avventuriero. Il mio Pixipod è sparito.
in giro? Dici davvero, Chap? Che intenzioni hai? Vuoi uccidermi? No. Forse mi è caduto da qualche parte. Vado a cercarlo. Datti una mossa. Non così in fretta. Se sei un assassino, come faccio a essere sicuro che tornerai? Se voi ragazzi volete andare a cercarlo, a me sta bene. Sembra noioso. Ok, allora andate. Non avete tutto il giorno. Veramente sì, è presto. Grazie Link, sei il migliore. Ah, d'accordo. Allora, dove pensi che ti sia caduto? Non ne ho idea. Dacci una mano, Chap, per l'amor del cielo. Dove si è svolta la missione? Ah, lo so io. Siamo andati nelle Terre Taralle. Di nuovo? Andiamo alle Terre Taralle. Quindi questa è la prima vera missione del capitolo 7. Ok, facciamo un po' di sederi a strisce. Ok, oh, io. Stanghete. Ok, è andato giù piuttosto facilmente, questo pure ci andrà piuttosto facilmente giù. Sì, ok, perfetto. Qui cosa c'è? Oh, wow, wow. Stanghete. Eh no, mi dispiace, ma... Ma per favore, ma cosa ti metti in mezzo? Ah, perché scappa? Cavolo, non l'ho preso mai nella vita. Ok, non può più sfuggire. Perfetto. Ho trovato la spada. Pacalap TA. Bene. Cosa significa? No, però volevo andare... Ok, c'è quello. Allora, scusatemi, sto cercando di fare una cosa. Che cosa succede qui che c'è questo viola? Ah, eccolo. Abbiamo trovato e ora... Diamo un'occhiata. È quello di Chap, non c'è dubbio. E ti pareva? Mannaggia voi. Eccolo, è andato uno, vai. Ah, scoppiano i goblin. Elettricità? Ok, mi sta quasi bene. Perché è giusto che abbiano qualche malus di qualche tipo. Ok, ci potenziamo. Ma perché? Elettricità maledetta, ok. E anche l'altro, un altro ancora. Ma basta, ragazzi, mi sta finendo la giara. Per favore. La smettiamo? Ma scusa, Valo Rosso è andato a terra e non posso neanche rialzarlo? Cos'è? Non può essere rianimato, però è fortissimo, quindi... Dato che è troppo forte, non puoi rianimarlo. Ok, va bene. Ho dovuto ricaricare la vita perché questi qua, purtroppo... Vanno a KO con un attimo i miei amici. Nonostante io abbia con l'orco l'affinità al massimo, ma nel caso non lo sapeste, ve lo ricordo. Ah, ok, è andata. È stata piuttosto facile, anche perché era segnato il punto dove c'era il Pixipod, quindi... Bah. E questo è il tuo Pixipod, Chap? Sì, è lui! Wow, grazie ragazzi! Non posso credere che tu sia stato così sbadato. Anche perché dovrebbe averlo sempre nelle tasche. L'abbiamo trovato nelle Terre Taralle, proprio come aveva detto Tabasco. Quindi questo dimostra che siamo innocenti, vero? Innocenti. Che succede? A quanto pare non siete stati voi. È quello che cerchiamo di dirti da un po' di tempo. Dalla stazione mi hanno appena riferito che hanno ricevuto rapporti in merito a un individuo sospetto. Buono. L'hanno visto lasciare l'hotel e dirigersi verso le miniere minestrone. Oh, devo andare lì. Ci sono un sacco di mostri pericolosi, ma lui fa il side chest e non si spaventa di nulla. Un momento, cosa... Volete venire con me? Devo. Non è che... Sì, quindi voglio. Non è che voglio, ma devo. Affare fatto, abbiamo altra scelta? Hi, side chest. Cavoli, sono così pompati in questo momento, guardate che potenza. Ok, non devi per forza mostrarci la mercanzia ogni volta. Veniamo anche noi. No, se andiamo in troppi l'assassino capirà che lo stiamo seguendo. Ma avremo più probabilità di farlo fuori. Peccato, eh. Va bene, allora è deciso. Partiamo alle miniere minestrone. Ma come acciuffa l'assassino di Gobson? Quindi l'hanno ucciso. Ah.
E niente, allora lo facciamo nel prossimo episodio. Insomma, questa qui è stata piuttosto movimentata. Quindi, nel prossimo affronteremo l'assassino di Gobson, poverino. E... oh cielo. Che missione avete voi piuttosto? Riunioncina tra ragazze? Sì, perché voi insomma non siete proprio ragazze. Siete maschi a cui piacciono altri maschi. No? E lo farò. Che uomo delizioso, grazie. Ora devo concludere il video. Bene, io come sempre... Che cosa sei tu? Metallaro? Metallaro mortale, mo, più che altro metallaro morto. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!